Amici cari, amici belli, buonasera a tutti. Stasera già sfuga seriamente, quindi facciamo pure la giacchetta apposta. Quesito della serata. Romagnoli è svenuto o lo hanno sparato? Questa è una cosa che non vi hanno fatto vedere in nessuna televisione del mondo, in nessuna trasmissione sportiva. Ma prima di andare a commentare questa situazione, voglio innanzitutto ringraziare l'amico Manuel Montarisi per questo logo fantastico che mi ha creato. Amici, ho visto girare sul web alcune magliette nuove dell'anno prossimo della Juventus veramente vergognose. L'amico Manuel sta collaborando per la realizzazione delle nuove magliette della nuova stagione della Juventus. Le trovate pubblicate sulla pagina Instagram Cubolab, ho rimasto il link nella descrizione, andate a cliccare, magliette fantastiche. Ringraziamo l'amico Manuel. Ma veniamo alla situazione della giornata. Ieri sera calcio di rigore non dato al Milan e non si parla altro di altro da quando è finita la partita. Non si parla di altro. Non si parla di altro. Allora, premesso che secondo me era calcio di rigore, quando ho visto l'arbitro andare verso la barra, ha detto che era rigore, perché secondo me era rigore. L'arbitro non ha dato rigore, di rigori del genere, dati, non dati, non ho visto un casino quest'anno. Solo da perché mo non è stato dato contro la Juve, arapatascile, una tragedia, è fernuto mun. Ma voglio dire una cosa, dopo 2 minuti il Milan è andato in vantaggio, il Milan disse, però si ci sono, e lui faceva 3-0, il Milan, una squadra che ultimamente ha fatto 1-1 in casa con l'Udinese, ha perso 1-0 con Salvatore, ha perso 3-2 con l'Inter, un Leone ha fatto punta a Torino Caio. Ma stiamo scherzando? Questa è una squadra vergognosa. Cioè, ma chi stiamo lamentando? Dopo l'1-0 comunque meritato per il Milan, la Juve ha cominciato a giocare. È successo quello che è successo. Detto questo, non troverete nessuna immagine, nessun replay del gol regolarissimo annullato alla Juventus, dove non si sa se Romagnoli è svenuto o l'hanno sparato. Non lo trovate da nessuna parte, amici. Non lo trovate da nessuna parte. Quindi, siete da parte del registrato, e ad una domanda, verrete parlato da parte di andate a vedere le trasmissioni sportive, i giornali, i telegiornali, non ne parlano di questa cosa. Ma sapete che c'è di nuovo? A noi non ci passa manca po' cazzo. Amma veciuto, fammarate il bastone un coppi ricchi. Muti! Poi facete che la cavolita voi. Parlate male la Juve, perché tanto. Se non parlate male la Juve, che volete fare? Volete parlare di guai vostra? Voi fate piangere, le vostre squadre fanno piangere, questa è la verità. Oh, siccome mi trovo in un momento veramente che ha già sfugato, ma ha già sfugato, sto nervoso, no? Volevo parlare anche di un'altra cosa, che la gente ha affrontato. Ultimamente ho fatto dei video sull'infortunio di Ronaldo e sul gol di Kane ieri. Con l'infortunio di Ronaldo ho fatto la preghiera. Nel gol di Kane ieri mi ha fatto la faccia nera, ho cantato la canzone, pum 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 pum, guardi una tragedia. Gente da sotto, ma la religione, non si scherza con la religione. Na te, non ti devi fare la faccia nera, che non si fa. Magari, magari tutti i moralisti del cazzo, questa è una pagina comica, a Rosi dice si tratta di stronzate, poi mi daffi il professore cazzotto, voglio dire, ma stiamo scherzando, la volete smettere? Cioè, ma chi si vede a me la voce? Allora lui si vede un film dell'orrore, mamma mia che paura, troppo sangue, era un film dell'orrore, stronzi, che buh! Cioè, ma la vogliamo smettere? Cioè, i problemi rapidi sono chi si vede alla... Cioè, sono troppo nervoso. Calcio di rigore, non da bambino, non si capisce niente, c'è frutto mondo. O mi danno le vice rattori. Ragazzi, ne approfitto anche per salutare gli amici dello Juventus Club Capua, che mi hanno regalato la tessera onoraria del club. Durante la partita Juve-Empoli, un club bellissimo, persone stupende. Grazie a tutti, ragazzi. Vai giù. Voglio sapere una cosa, Romagnoli è svenuto o l'hanno sparato? Chissà se un giorno sapremo la risposta. Ragazzi, per questa sera vi saluto, da Diego Armando è tutto, ci vediamo perché prossimamente arrivano le partite vere, quelle che contano davvero. Un abbraccio, voglio bene, forzaio!